L'alternaria è un genere di muffa che comprende un migliaia di specie che cresce su frutta, verdura, ambienti particolarmente umidi, rilasciando le sue spore soprattutto su carta da parati e tappeti. È una delle principali cause di reazioni allergiche, come l'asma, la congiuntivite, le riniti, le dermatiti. L'insorgenza degli attacchi avviene principalmente tramite luglio e settembre, periodo nel quale si ha la massima concentrazione di spore nell'aria, ma in generale il rischio sussiste a temperature superiori ai 18 gradi e a un tasso di umidità superiore al 65%. Approfondiamo insieme come riconoscerla e cosa fare, però prima di procedere, metti mi piace a questo video e iscriviti al canale. Le specie di Alternaria sono un migliaio e possono essere trovate in vari ambienti dove ottengono nutrienti in due modi. Le specie saprofite, dissolvono la materia organica e possono essere trovate sulle piante, sulle, sugli alimenti, mentre le specie parassite infettano le piante causando macchie su foglie e poi chiaramente anche problemi su animali e esseri umani, provocando l'alternariosi, che è una malattia. Le persone più vulnerabili a queste muffe sono quelle con malattie polmonari, asma, allergie o anche coloro che hanno un sistema immunitario debole. L'alternaria è stata associata all'insorgenza di asma nei bambini. Inoltre, ad alti livelli di contaminazione d'alternaria nei cereali sono stati collegati casi di cancro all'esofago. Si tratta di un'infezione pericolosa. Le muffe potrebbero non rappresentare un rischio immediato per la salute, tuttavia, un'esposizione prolungata può avere conseguenze gravi, soprattutto nei soggetti predisposti. In particolare, l'alternaria colonizza molte specie vegetali, tra cui cereali, pomodori, cavolfiori, peperoni. Possono anche crescere su substrati ad alto contenuto di cellulosa, ma anche su tappeti, carta parati, tessuti infissi e anche nei sistemi di climatizzazione. Le muffe dell'alternaria richiedono livelli di attività dell'acqua abbastanza elevati, abbiamo un AV di 0,85. Tuttavia, questi livelli possono variare da specie a specie. L'alternaria cresce con il tempo e produce spore in abbondanza, quindi se non trattata tempestivamente può diffondersi rapidamente. Rimuovere l'alternaria si rivela molto impegnativo poiché la maggior parte delle muffe sono persistenti e difficili da eliminare. Ciò è dovuto al fatto che anche se si eliminano tutte le parti visibili di una colonia, le spore e i frammenti di ifa sono ancora presenti nel substrato. Nella crescita in vitro si presenta di colore scuro, che può andare dal nero al verde in forma rotonda e aspetto lanoso. Il margine è generalmente ondulato o strappato. Essendoci un migliaio di specie, ovviamente c'è grande varietà, per cui possono esserci delle caratteristiche peculiari come il grigio ferro, il verde olivo scuro. Di solito però il tratto caratteristico che la distingue è la tessitura cotonosa e al centro dei ciuffetti di ife. Concludendo, abbiamo caratterizzato una delle muffe più comuni in natura e che di solito infestano la verdura. Per la cronaca, il 20% delle produzioni umane di verdura sono attaccate dall'alternaria. A parte questo, però, è pericoloso perché fa sviluppare reazioni allergiche e può essere letale in persone che hanno già problemi respiratori e immunitari. Le sue ife entrano in profondità, per cui è molto difficile da debellare con un semplice trattamento superficiale. Di solito bisogna agire rimuovendo parte dell'intonaco. In caso di dubbi su una contaminazione dell'alternaria, si consiglia di farsi affiancare da un laboratorio di microbiologia. Se può interessare, da oltre 10 anni i tecnici della RUC si occupano di minacce microbiologiche nelle abitazioni delle province di Salerno e Avellino. In particolare, individuiamo e risolviamo le contaminazioni attraverso una sanificazione personalizzata e agiamo su eventuali patologie edili. Questo fa parte del più ampio servizio della 2C di difesa dalle minacce invisibili, tra cui ci sono anche le verifiche sul radon, formaldeide, dei campi elettromagnetici. Se vuoi saperne di più, visita il nostro sito web www.a2c.it. Arrivederci.